Posso continuare a essere me stessa in un ambiente, dai ragazzi, è bellissimo questo, che coinvolge spettacolo e tantissime altre personalità. A me lo chiedi? No, ti spiego il ragionamento che sto facendo. Oh, diccelo. Se questo costa 12,5 e questo 8,20. Qui c'è scritto 1000 grammi di limoni siciliani per litro. Però qui 3,50, capi 2,50 limoni per litro di prodotto. E qui 3,50. Io prenderei la di mezzo, quindi questo. Io prenderei quello che costa di più per i litri che sono di meno. Prendiamo questo allora, quello che ho preso io. Sorrento vince, senza nulla togliere né a, vabbè, alla Sicilia in generale. E a Capri. Andiamo. Spesa alcolica, check. Noi oggi ci siamo svegliati così. Spettacolo. La spatolina c'è anche. Ho i miei risparmi per il college. Colazione con pancake e mirtilli, burro di mandorle e cacao. Adesso Jimmy mi sta portando il latte di mandorle. Aspetta, e le cascate del Niagara possono solo che accompagnare. Accompagnare solo, vabbè. Eccolo. Ups. E Stranger Things stagione 2, perché Jimmy ancora non l'ha vista. Non mi sono intrippato, stavo da uno. Che scelta. Are you serious? No, io non so. Poiché ha smesso di nevicare e ha un po' sciolto tutto, io e Jimmy abbiamo deciso di venire a fare una passeggiata per rintemprarci, visto che ieri siamo stati tutto il giorno chiusi in casa. Ghiaccio? Minchia. No, io non ho parole. Perché dirlo? Ho capito, non è che se lo dici si scioglie. Signore e signori, lei è la mamma di Luna. Come si chiamava? Non me lo ricordo. Luna 2? Luna 2? Vedi, rispondo uguale. Luna? Luna? Luna 2? No, non so se rende nel video, ma è identica. È uguale, è uguale! Beh, è pur sempre un gatto. No, vabbè. Esteticamente è uguale. È uguale. Stai lontana dalla mia Luna, sono io la sua mamma. Sì, ma lei non è royal come Luna. Figurati se Luna andrebbe lì nell'erba e la terra. Stiamo sistemando questa stanza per Capodanno. 15 persone, ma ovviamente facciamo tutto noi! Questo. Allora ti chiedo per favore precisione, nel senso che... Allora dimmi, se vuoi lo faccio come... No, che lo faccio bene, se no se devi incominciare a dirmi su... Duro lavoro, ma è venuta carina. Io adoro questo. Per pranzo oggi ho deciso di fare una bella insalata di riso con gamberoni che ho già sbollentato e sgusciato. Questi sono conodi di gambero che prendo alla metro. Pomodori, riso che ho appena finito di lessare, olive nere snocciolate e rucola. E adesso vado a mettere tutto dentro la ciotola e impiattare poi. E voilà, due belle montagnette.
Facendoli più sottili mi sono venuti 3 mini pancakes in una torre. Pancake Towers. Adesso ovviamente condisco con il mio bel morro di mandorle e cremino al cioccolato. Sono uscita per farvelo vedere meglio perché mi è venuto benissimo. Dai ragazzi, è bellissimo questo. Questo è stupendo. Andiamo a fare una... Mamma, mi cade di sotto. Dai lì. Ok, adesso devo fare una bella foto per Instagram. E sono fuori in pigiama con Jimmy che mi dice su. No, stai, vai, dopo entro. Ragazzi, annunciazio, cambio pizza. Ho deciso, prendo una saporita, un bacio, un falafel con il secondo e basilico. Niente cipolla, niente aglio. Spettacolo. La Jimmy è quasi più bella la mia, posso dirlo. Meno male ti ho fatto prendere i pomodorini.
con il coltello, cioè con il coltello te la tagli. Secondo me, io oggi non solo ho convinto Jimmy a venire a mangiare la pizza, convinto, non solo convinto, sì, ti ho convinto, te l'ho dovuto dire, non solo l'ho convinto a farmi fare shopping, l'hai proposto, ma in più mi sono fatta pagare la pizza. Ho vinto. Però la prossima volta al ristorante paghi te, è pesce, solo ah, pesce. Ecco. Quello 5 stelle da Cracco, andiamo a mangiare i piccioni. Oh, brava. I piccioni, brava. I piccioni. Vedi? Questa è economia, Sapete che cos'è una cosa che non voglio assolutamente fare? È attorniarmi solo di persone che condividono appieno il mio stile di vita. Nel senso, io vedo che tantissime persone che sono nell'ambiente fitness, fit, eccetera, aprono il loro cerchio di amicizie soltanto a persone simili, che hanno lo stesso stile di vita, che fanno le stesse cose. Sinceramente io non sento questo bisogno e non voglio che le mie amicizie siano soltanto così, perché una cosa che ho capito è che se ci si attorna di persone che non ti danno stimoli diversi, ma che essenzialmente ti danno soltanto il contentino per quello che stai facendo, perché comunque lo fanno anche loro, secondo me non si cresce e non si raggiunge o non si arriva ad avere un vero rapporto con la realtà. Io ho amicizie di tutti i tipi, ho Veronica che è abbastanza simile a me, però ho anche tantissime amiche che non vanno in palestra, che mangiano quello che vogliono, che non gliene frega niente, che hanno cose diverse, obiettivi diversi e impegni diversi, totalmente diversi dai miei. Stare con queste persone a me stimola a vedere il mondo davvero a 360 gradi. Se ad esempio io uscissi o facessi Capodanno con i miei amici fit, probabilmente non ci sarebbero alcolici, non ci sarebbero pandori, panettoni, mentre fare Capodanno con persone di tutti i tipi comporta anche che ci siano cibi diversi, abitudini diverse e usanze diverse, e questo è un modo di crescere comunque, rapportarsi con le persone, vedere che ci sono diversi approcci alla vita e che tutti vanno bene e che non bisogna soltanto chiudersi nel proprio cerchio. Io penso che le persone non vogliono essere etichettate, però in realtà si autoetichettano, perché se tu decidi di frequentare soltanto i tuoi amici di un certo tipo, automaticamente ti stai etichettando e ti stai escludendo da tutti gli altri cerchi. E sinceramente non so bene cosa voglio dirvi con questo discorso di ben 5 minuti, ma probabilmente è quello soltanto di non chiudervi nel vostro cerchio, non pensate di avere bisogno di amici che la pensino esattamente come voi. Io ne ho avuto bisogno, non lo nego, soprattutto all'inizio, quando sono entrata in questo mondo, perché mi sentivo sola, non sapevo quanta community ci fosse dietro. Però adesso che lo so, so che ci sono tantissime persone che condividono il mio stile di vita, cioè che non sono l'unica, boh, questo mi tranquillizza. Posso continuare a essere me stessa in un ambiente che coinvolge tantissime altre personalità e tra noi possiamo stare benissimo, avere tantissimo di cui parlare, avere tantissimo di cui confrontarci e passare una bellissima serata in compagnia. Io purtroppo non ho filmato questo Capodanno perché tra i preparativi e l'inizio della cena, dei festeggiamenti e i festeggiamenti, non ho preso la fotocamera. Sinceramente mi dispiace perché sarebbero usciti dei video pazzeschi, soprattutto per me, per il nostro ricordo, e fa lo stesso. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi lancio un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Buon anno, buon 2018, vi auguro davvero di iniziare quest'anno al meglio.